Ben ritrovati con la 44esima edizione del torneo di tennis organizzato dall'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Tra poco inizieranno gli incontri di oggi qui alla Cittadella dello Sport. Tanti appuntamenti con il tennis, il padel e soprattutto tanti personaggi che verranno a trovarci. Adesso andiamo a vedere che cosa sta succedendo mentre finiscono di preparare il campo e poi subito si entra nel vivo per un'altra grande serata di tennis con l'Accademia. Vi ricordo, l'ingresso è libero, veniteci a trovare. Miro Radici in versione tennista, è appassionato di calcio, ma fate un po' tutti gli sport, guarda che tennis ho giocato per tanti anni. Ma sì, ho esordito in quarta serie a 17 anni, ma in verità non ho mai capito se ho esordito perché per evitare che era il presidente, era mio cognato, o se avevo veri meriti sportivi. Comunque a 17 anni ho esordito in quarta serie, poi ho fatto tutti gli sport, sempre non capivo se ero il primo degli ultimi o l'ultimo dei primi, ero sempre lì in questo limbo, però me la sono sempre cavata. Adesso era 40 anni che non giocavo a tennis e non sono riuscito a dire di no a quel sacramento di Giovanni Riccini. Ecco, però è bello anche potersi ritrovare dopo 2 anni di sofferenza di Covid e riprendere a giocare, a esibirsi per la solidarietà. Sì, questo è importante perché non ce la facevamo più, adesso bisogna tornare alla vita, bisogna tornare al lavoro, bisogna tornare a aiutare gli altri e in questo bisogna stare vicino a Riccini, che è una persona importante, molto importante a Bergamo, e tutti quanti dobbiamo aiutarlo verso questa strada, da aiutare e da dare risorse al territorio. L'ultima battuta, dobbiamo farla su questa Atalanta, è finito un campionato tra di chiaro scuro, possiamo definirlo? Ma direi che se non ci fossero stati gli ultimi 4 o 5 anni sarebbe stato, non dico un campionato buono, ma ottimo. Adesso il mistero sono questi nuovi proprietari americani che per la prima volta succede dal 1907. Sì, è vero, noi a Bergamo eravamo abituati a dei padroni e gli americani guardano prima di tutto il business e probabilmente ha sempre avuto ragione loro, perché sono diventati la prima potenza mondiale, per cui sarà meglio che li seguiamo. La coppia da battere quest'anno dicono che sia Elisa Persico, capo della comunicazione d'Atalanta, e il maestro Luca Cavadini, maestro di tennis. Qual è il colpo più forte che c'è, Elisa? Il colpo di frusta, direi che è un ottimo colpo che Elisa ha sperimentato negli anni e le riesce alla grande. Chi dei due sta a rete, chi a fondo campo, o tutti e due? Lui sta a rete, sta a fondo campo, corre, io sto ferma. Questi sono gli accordi. Non è vero, perché ti abbiamo già visto anche gli altri anni. È vero che sono 2 anni che purtroppo per questa pandemia non si può portare il tennis per la solidarietà. Però direi che è anche bello ritrovarsi. Hai detto una cosa giusta, per la solidarietà si gioca per quello, per cui si va oltre tutta una serie di cose, il non allenamento, il non aver rispolverato oggi la racchetta, aver tolto la polvere, lo si fa perché non puoi dire no a Giovanni Riccini se no viene a prenderti a casa, ma lo fai per la solidarietà, lo fai perché è bello ritornare, lo fai perché stiamo ritornando alla tra virgolette normalità, lo fai perché rivedi tante persone. Ho visto prima Daniele Fortunato, che è 3 anni ci si incrociava, per cui è bello per questo, meno male finalmente, e avanti così. Ma curiosità, qualcuno diceva, ma quando fate le vacanze voi dal mondo del calcio che lavorate dentro? Allora, io so che le mie prossimamente arriveranno, no ma ci sono ovviamente, ti incastri con l'ufficio, con i collaboratori, ci si incastra, si riescono a fare.
È bello non parlare di calcio per una sera, ma si è tornato alle origini, si parla di tennis, ma soprattutto si parla di solidarietà, che credo un evento di questo tipo è quello che è riuscito a raccogliere anche in tempi di crisi con la pandemia, dove gli amici imprenditori dell'Accademia sono stati vicinissimi, l'ha fatta diventare un po' la capitale della solidarietà. Sì, qua ci sono persone che sono soprattutto amiche di Licini e dell'associazione, non fanno lo sponsor classico che non vogliono ottenere qualcosa in cambio, ma dare il verbo più bello in questa occasione. Senti. Non vogliono ottenere qualcosa, vogliono divertirsi, noi li faremo divertire, se ci vengono a vedere rideranno di sicuro, guardando me, lui è un maestro e mi fermo. La bellezza dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà è che ti ripropone tantissimi amici che sono vicini per la solidarietà a tutta l'organizzazione Giovanni Licini, e tra questi incontriamo anche Carlo Peroni. Dobbiamo parlarti in portoghese o bene se proseguiamo in italiano? Ah, come preferisci, tutto bene. La mia avventura in Portogallo al momento è ferma, per cui parliamo in italiano che è meglio. Beh, però non è stata una bella esperienza, tra l'altro, perché sei riuscito, credo, a dare un rendimento a una squadra che, guardando sulla carta, invece sei stato veramente bravo. No, siamo stati bravi, si parla sempre in... Sì, però... sì. Poi paga l'allenatore, ma si parla sempre di staff. Ho avuto la fortuna di avere uno staff molto valido e un gruppo di ragazzi, perché poi io faccio l'allenatore, ma sono sempre più convinto che siano i giocatori a vincere se l'allenatore fa pochi danni. Noi danni ne abbiamo fatti veramente pochi, perché abbiamo finito il campionato imbattuti al primo posto nonostante problemi allucinanti, e con il primo posto abbiamo avuto accesso ai playoff, e lì hanno avuto un po' di fretta a mandarci via per farci fare ancora più bella figura, perché da imbattuti poi le hanno perse tutte, quindi purtroppo, perché i ragazzi meritavano di vincere questo campionato, lo hanno vinto nel girone d'andata, ma poi adesso stanno andando male nei playoff, quindi sono fuori. Sì, di quanto sarebbe piaciuto a Carlo Perrone giocare in Atalanta di Gasperini? Guarda, è una bella domanda, e ti dico che la curiosità sarebbe tanta e anche il piacere di giocare, però farei un torto ai miei ex compagni. Io ho giocato in una squadra fantastica, con dei giocatori meravigliosi, da Ganz a Caniggia, Evair, Stromberg, mi dispiace dimenticarne qualcuno, ma era veramente una squadra meravigliosa. E per il tipo di gioco di Gasperini? Sì, sì, no, chiaro, un tipo di gioco che mi avrebbe esaltato le mie qualità, però vedo che non ne ha bisogno di un Perrone questa squadra, quindi complimenti a chi ha messo in piedi questo bellissimo giocattolo, e non mi riferisco solo a Gasperini, che sicuramente ha grandi meriti, ma alla società e ai giocatori. Senti, due anni che mancava, sappiamo cosa è successo in questi ultimi due anni, purtroppo, anzi quasi tre praticamente, e però l'Accademia non è stata con le mani in mano durante la pandemia, e grazie a questi amici imprenditori ha fatto delle cose incredibili proprio nella guerra al Covid. Ecco, hai subito un pochino le voci, perché tu il cuore ce l'hai a Bergamo, parliamoci chiaro. Io ho solo una grande ammirazione in tutti voi, a partire da Giovanni Licini, ma a tutti quelli che hanno collaborato in questi anni per quello che siete riusciti a fare. E è impossibile dire no alla chiamata di Giovanni, alla vostra chiamata, nonostante io non giochi a tennis da tre anni, però vediamo. Nonostante sei stato poche ore fa a farti sistemare un po' a sì, forza di guidare. Ho dovuto ricorrere alle mani sapienti della mia fisioterapista, per fortuna mi ha sistemato il collo, perché dal Portogallo a qua siamo fatto 3.000 km in un giorno e mezzo. Quindi un po' di fatica si fa sentire, no, però adesso sto bene, non trovo scuse, no, non ci vogliono alibi, andrò a vincere questa partita. E poi tornerei a vincere, magari il Portogallo, perché no? Ma il Portogallo mi rimane nel cuore, per adesso sono tornato con l'intenzione di cercare qua in Italia qualcosa, sto già parlando con qualche società per o allenare o collaborare tra i professionisti, per cui
qualcosa vorrei fare, ma non dimentico questa esperienza, non dimentico una terra meravigliosa. L'Algarve lo consiglio a tutti, è veramente una terra straordinaria, piena di campi da golf. Non ho giocato un'ora a golf perché abbiamo avuto altri problemi da risolvere. Ogni giorno poteva essere l'ultimo, quindi credimi, abbiamo vinto un campionato in condizioni psicologiche pazzesche. E ancora una volta ti dico, ma non per modestia, merito di un gruppo di ragazzi, di giocatori straordinari. Oscar Damiani, 2 anni senza l'Accademia dello Sport per la Solidarietà, ma i sorrisi restano e soprattutto si torna a fare del bene, insomma, al di là del tennis. Sì, questa è la cosa più piacevole. 2 anni sono passati non tanto velocemente con i problemi che abbiamo avuto, però siamo tornati, siamo qui a fare una bella festa. Licini, come al solito, sempre in grande forma, con un'organizzazione perfetta, e quindi giochiamo un po', ci divertiamo e facciamo del bene. Ma sei per solito guerrito Oscar Damiani sulla terra rossa? No, gioco ogni tanto, mi diverto, gli anni passano, però insomma non mi lamento, mi tengo ancora abbastanza in forma. Sì, ti ho visto che c'è il padel, novità di quest'anno. Tra l'altro, ecco, il mondo del calcio si è dedicato ormai così tutto al padel. Tu hai già provato? Io non ho ancora provato, prima o poi capiterà anche a me. I miei figli giocano tutti, e tutti appassionati, in tutti i circoli del tennis ormai c'è il padel. Però io sono rimasto legato ancora al tennis, poi vedremo. Senti, due battute sul calcio. Mi sembra un campionato con un po' col passo a gambero. Hanno fatto a gara chi rallentava di più in certi momenti. C'è stato bello però, perché fino all'ultimo, sia in testa che in coda, è stato un campionato dove non c'è stato nulla di scontato. Sì, questo è vero. L'Inter sembrava avviata a vincere lo scudetto, poi ha avuto un passaggio a vuoto di 7-8 partite. Il Milan si è avvicinato, a quel punto la lotta è stata, insomma, fino all'ultima giornata. Il Milan secondo me ha meritato, anche se fosse l'Inter come rosa migliore. Te l'aspettavi un'Atalanta nella seconda fase del campionato caduta praticamente, dal quarto posto a un punto dal Napoli, è finito tardi? No, mi spiace perché ormai a Bergamo ci si era abituati bene, voglio dire, con le coppe e tutto. È stata un'annata un po' sfortunata, anche tanti infortuni mi è parso, e questo secondo me ha influito, però bisogna ripartire. Penso che famiglia Percassi, nuovi proprietari, voglio dire, Gasperini faranno bene. C'è un nome di un giocatore che tu porteresti in Italia volentieri di corsa? Ma ce ne sono tanti. Quelli già fermati, ma che vedresti bene magari nel campionato italiano, chi è che porteresti? No, beh, ce ne sono parecchi, voglio dire, in Francia ci sono bravi giocatori, però è inutile fare nomi, dai. Calcio, sci, ginnastica, tutti i grandi campioni. Abbiamo anche un grande figlio d'arte, ma è un ottimo professionista di golf, Francesco Rocca. Ormai sei un affezionato di questo torneo, 2 anni di pausa per il Covid, ma sei ritornato volentieri a giocare per la solidarietà. Sì, e con Giovanni abbiamo un ottimo rapporto, quindi quando mi chiama è sempre un piacere venire. Come sempre gli dico che purtroppo non è che chiamo un gran tennista, però faccio del mio meglio e corro, mi sfogo e cerco di fare il meglio. Quindi dalla mazza da golf alla racchetta da tennis. Il padel non ti attira, il padel? Ma ha detto, oggi, giusto oggi mi fa, non vuoi giocare a padel? Gli faccio, guarda, se vuoi metterne uno che non ha mai giocato, proprio zero, non ho mai provato, magari l'anno prossimo volentieri. Senti, 2023, l'anno prossimo ci sarà un'altra grande edizione, ci auguriamo, dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà, ma ci sarà anche l'evento più importante al mondo, la Ryder Cup, che si disputerà in Italia. È un po' come se San Marino avesse l'organizzazione dei mondiali di calcio, per dare un pochino un raffronto. Ma tu ci conti che possa esserci qualche italiano dentro, un Molinari in ripresa, qualcuno? Ma sì, Molinari, ma anche altri, anche La Porta, Paratore. Sono tanti i ragazzi in cui speriamo, e poi speriamo che porti una bella spinta per tutto il golf italiano in generale, perché già devo dire che il Covid l'ha portato un po', che la scusa che si gioca all'aria aperta eccetera ha dato una buona spinta, però più lo facciamo conoscere più... Com'è l'insegnamento del golf? Mi piace tanto, con i bambini poi impazzisco, quindi, però anche con gli anziani, con tutti... Mi piace, devo dire che è spaziale.
un'altra bella giornata trascorsa qui all'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Ricordatevi di venirci a trovare, siamo alla Cittadella dello Sport, ingresso libero tutti i giorni da lunedì a sabato e dalle 17 alle 23 potrete vedere incontri di tennis, di paddle, tornei di burraco il martedì e il giovedì, ma soprattutto tanti personaggi del mondo dell'imprenditoria, dello sport, dello spettacolo che sono qui per divertirsi ma soprattutto per la solidarietà. Vi aspettiamo.